Buonasera. Questa sera vorrei di nuovo riprendere il discorso dell'età dell'anima. È un discorso che devo per forza cercare di esternarlo perché c'è qualcosa di strano. Però da una parte è strano, ma dall'altro è logico e questo mi stupisce perché non avevo mai pensato a questo aspetto della realtà. Quale? L'età dell'anima. Ma come sarebbe? Che cosa significa l'età dell'anima? L'età dell'anima significa che la tua coscienza si espande e cresce in rapporto alla tua età fisica. E la tua età dell'anima deve avere la tua età fisica. Ma che vuol dire? Ma ci sono i prototipi, no? I nonni devono fare i nonni, i papà devono fare i papà. Eccetera, eccetera, eccetera. E quindi tu ti trovi le persone davanti che hanno 30 anni e sono dei papà responsabili. E però quando li incontri realmente per strada tu pensi che siano così, non ci parli. Non li conosci, vedi un corpo che si muove, a meno che non sia vestito in un modo bizzarro, tu non puoi pensare assolutamente nulla, c'è il vuoto. Ma nel momento in cui tu ti avvicini, io mi avvicino e ci parlo e lo conosco, mi rendo conto che quel signore che ha 50 anni in realtà sta vivendo nel livello dei miei 16 anni. Cioè io riconosco il livello perché mi dico, ma questo qui in che cavolo di livello vive? E allora vado a cercare dentro di me e scopro che io a 16 anni ero proprio come lui. Ero così, pensavo così. Cavolo, però mi dico, ma questo c'ha 50 anni e tutto il resto non c'è. Ma perché? Perché il suo livello evolutivo, quello precedente, era lì vicino. Non si può venire sulla Terra e pensare che in una incarnazione si possano raggiungere determinati livelli. È impensabile. Ragionate. Ragionate. Immergetevi. Voi sapete che sulla Terra, in questo campo di battaglia, si possono fare innumerevoli esperienze. Tanto bisogna venire a vivere sulla terra perché questa è la prima scuola. E allora, sapendo che puoi viverti un sacco di esperienze, vieni su, vieni giù e te le fai e ti fai le esperienze che tu hai deciso di fare perché hai deciso di percorrere quella strada lì. E già, ma per raggiungere un determinato livello di coscienza, vuol dire che tu devi averne vissute molte di incarnazioni, moltissime di incarnazioni. Quante? E quali? Tutte. Tutte quelle necessarie per farti arrivare all'ultimo livello, o al primo livello spirituale, all'ultimo livello materiale, dove tu, attraverso le tue esperienze, raggiungi una coscienza tale
che a un certo punto non hai più bisogno di tornare sulla Terra per capire ancora delle cose. Al massimo ci torni perché hai dei tuoi scopi. C'hai qualche pallino che ti passa nella cabeça e puoi decidere di scendere sulla Terra. Ma quindi l'anima che c'è in ognuno di voi, quanti anni ha? Informatevi, andate a vedere chi è come voi. Cercate di capire qual è l'età della vostra anima in rapporto a un'ipotetica scala umana, che è quella della crescita del bambino o della bambina, nelle varie fasi, perché noi li conosciamo, noi sappiamo cosa fanno i bambini di tutte le età. Ad ogni età c'è una trasformazione, c'è un nuovo livello raggiunto. E poi, quando si arriva vicino alla caratteristica poi che si manifesterà per tutta la vita, che è quella che parte dai 12 anni in avanti, lì in quel momento si scatena tutto. Perché? Perché avviene una trasformazione ormonale. È lì che si crea il carattere definitivo, perché mancava ancora il carattere ormonale, maschio o femmina. Ma prima è una cosa talmente istintiva che non ha valore. È nel momento dello sviluppo, cioè nel momento in cui questi esseri umani, maschio e femmina, diventano fertili. È lì la legge della sopravvivenza fa scattare quel meccanismo. Quanti anni ha la tua anima? Ti trovi nel dodicenne? Oppure se siamo già al sedicenne o la sedicenne che vivono la loro esperienza da sedicenni. In quel modo lì, la tua anima è lì, come i sedicenni, oppure i diciottenni, che già incominciano a diventare più seri, sono vecchi. E così via. Quanti anni ha la tua anima?